È un video, ragazzi, un po' particolare, guardate con che sfondo ve lo faccio, con le bellissime Dolomitiche che sono a Corvara in Badia. Sono a vedere la maratona delle Dolomiti, visto che mio padre la corre un'ora e mezzo, un'oretta e mezzo fa circa, gli ho dato la borraccia sulle prime rampe del Campolongo. Adesso sono qua in zona traguardo. E guardate, scusate, c'è il rumore perché adesso stanno facendo la premiazione del percorso medio. C'è Dorotea Wyrer a premiare, poi ho visto praticamente da due passi Sofia Goggia, anche che è arrivata, ha fatto il percorso corto da 55 km. C'era anche Davide Cassani, che l'ho visto passare invece sul Campolongo proprio a due passi. Insomma, davvero una bella esperienza, perché c'è un'atmosfera qua quasi da Giro d'Italia, perché c'è un tifo, si vede proprio l'atmosfera della Maratona delle Dolomiti, perché la Gran Fondo sicuramente di ciclismo organizzata meglio in assoluto. Cioè sì, la Nove Colli, la Sportfull, però la Maratona delle Dolomiti è in assoluto la Gran Fondo organizzata meglio, perché ragazzi, tutte le strade chiuse, ci sono le moto di supporto praticamente da tutte le parti, quindi insomma direi una Gran Fondo organizzata alla grande. Poi c'è un'atmosfera, guardate qua, in un luogo magico. Mio padre tra l'altro fa il percorso da 138 km, praticamente rispetto al percorso medio ci sono 30 km in più, ma soprattutto il passo Jau, che sono 9 km e 9 al 9,5% medio. Quindi insomma, però insomma per ora sta andando bene, lo sto seguendo dall'applicazione in tempo reale, però si sta comportando bene, si sta disimpegnando bene, poi vedremo insomma come arriverà. Però insomma, diciamo in un'annata per lui sfortunata, visto che in tante Gran Fondo, in una Gran Fondo ha preso la pioggia e quindi non ha fatto tipo il percorso lungo, e ha fatto invece il medio a Firenze. In un'altra ha forato due volte e quindi è stato costretto al ritiro, e finalmente adesso sta trovando la sua fortuna. Comunque, detto tra noi ragazzi, insomma, mio padre va mediamente forte per essere un amatore, quindi insomma vedremo. Però per ora si sta disimpegnando bene, ma che bella esperienza. Diciamo, adesso è la quarta o quinta volta che seguo proprio mio padre qui alla Maratona delle Dolomiti. Oggi ero proprio da solo sul Campolongo alle 8, 8 e mezzo, subito per assistere dal vivo alla corsa. Gli ho dato la borraccia e lui mi ha scaricato la sua, quindi insomma, diciamo, gli ho fatto da assistente in prima persona in questa Gran Fondo. Comunque, guardate, adesso ve lo faccio vedere, ragazzi. Guardate che bella atmosfera, guardate che bella atmosfera. Qua siamo in zona podio, siamo proprio in zona podio. Vi lascio, guardate. Allora, eccoci. Poi c'è lo studio Rai, questa Gran Fondo è seguita anche proprio in televisione dal Rai Sport, con tutte le immagini su Rai 2. Quindi ragazzi, vi invito semplicemente a vederla, perché è un'emozione vederla anche in televisione. Una Gran Fondo bellissima, che si svolge in luoghi magici, bellissimi, tantissimi passi di montagna tra il Gardena, tra il Giao, il Falzare, il Campolongo. Veramente uno spettacolo, soprattutto la serpentina iniziale sul Campolongo, ragazzi, appena partiti, dove si susseguono tutti gli atleti. Insomma, è tutto bellissimo, è un'atmosfera fantastica. Quindi vi invito a collegarvi su Rai 2 e a seguire la Maratona delle Dolomiti. Io sono qua a Corvara in Badia, proprio a seguirla. E a questo punto, ragazzi, lasciate una valanga di mi piace al video e condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E scusate per il rumore esterno, spero di avervi trasmesso l'atmosfera che si vive qua da Corvara. Mi sentivo doveroso a fare questo video. E a questo punto, ragazzi, grazie per la pazienza per cui mi avete ascoltato. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.